Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale Hogwarts Legacy, altra puntata. Siamo appena all'inizio dopo aver fatto un rocambolesco arrivo appunto nel castello di Hogwarts. Abbiamo scelto la casata Corvo Nero e adesso ci apprestiamo al nostro primo giorno di lezione, quindi vediamo un po'. Devo dire che mi sta piacendo. Premetto ragazzi, non so se l'altra volta si è capito, io non sono un fan di Harry Potter, nel senso, ho visto i film e basta, mi sono limitato a, quindi non sono un conoscitore approfondito di tutte le varie tematiche di Harry Potter, per cui mi limito a giocarlo da appassionato e basta. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace al video, e se vi fa piacere anche lasciare qualche commento sarò ben felice di rispondervi. Per voi sono gesti gratuiti, ma per me è molto importante, mi aiutate e mi date una grossa mano nella crescita del canale. Allora, vediamo se c'è da vedere qualcosa qua. Cosa è successo? Questa è la nostra camera, praticamente. Devo salire. Trova. Bisogna solo attendere il momento giusto. Si può passare qua. Perché siete già così incazzosi? Deve essere strano iniziare Hogwarts in quinto anno. Non credo sia la posizione giusta. Voglio trovarle il posto perfetto, un posto che le piaccia, ma non so proprio dove metterla. Per tutte le gobbiglie d'oro, voglio che sia felice qui. Gobbiglie d'oro? È un mio modo di dire. Ho portato questa piantina di dittamo da casa e vorrei trovarle un posto che le piaccia. Incredibile il dittamo, eh? Enormi proprietà curative in una pianta così piccola. Ho un debole per le piante, come puoi vedere. Piacere di conoscerti, sono Samantha. Piacere, Samantha. Il dittamo si usa nella pozione rigeneratrice? Proprio così. Qualcuno qui ha ripassato pozioni, vedo. In realtà è il professor Fig ad avermene parlato. Ah, è vero. Hai studiato con lui prima che iniziasse l'anno. Persona enigmatica, Fig. Insegna teoria magica, eppure sembra molto esperto anche di pratica. Il professor Fig sa molte cose su diverse forme di magia, diciamo. Beh, spero non ti abbia parlato solo della pozione rigeneratrice. Avrai molto da recuperare, suppongo. Boh. È normale. È normale per gli studenti coltivarsi i propri ingredienti? Oh, sì. In effetti la Allium, l'insegnante di erbologia, ci incoraggia a farlo. E non credo che a Sharp, l'insegnante di pozioni, interessi da dove provengono gli ingredienti. L'importante è che le pozioni siano perfette. Andiamo il tasso rosso. L'affinità diciamo per l'erbologia non è più da tasso rosso che non da corvo nero? Normalmente sì, ma è una cosa di famiglia. A casa abbiamo un campo pieno di queste piccolette. Diciamo che l'erbologia è ben radicata in me. Vabbè. È stato un piacere, Samantha. Buona fortuna col dittamo. Grazie. E in bocca al lupo anche a te per il tuo primo giorno. Ma sì, mangiamoci una mela, va. Una mela al giorno, ragazzi. Leva il medico di torno, eh. Vabbè ragazzi, scusatemi, io sto cazzeggiando in giro un po', tanto. Ora respira. Ma ciao, vuoi dare un'occhiata anche tu? Di giorno non si vede granché. Beh, tranne stelle come Sirio, Canopo, Vega e Arturo. Arturo. Io sono Amit, è un piacere averti a Corvo Nero. Non ho mai conosciuto qualcuno che abbia visto un drago così da vicino. Non che lo consigli, francamente.
È un piacere conoscerti, Amit. Deduco ti piaccia l'astronomia. Oh, sì. C'è così tanto da imparare dalle stelle. E poi adoro l'aria aperta e il cielo notturno che sovrasta la torre. Ti rinvigorisce. Ti piacerà studiare astronomia. La professoressa Shah è molto competente. Spero di avere astronomia tra le lezioni. Sembra interessante. Buone notizie per te. Astronomia è una materia obbligatoria al quinto anno, quindi la farai sicuramente. Vedrai che la torre ti stupirà. Un telescopio di qualità può mostrarti cose che non immagini neanche. Immagino ci vedremo in classe, allora. Sì. Oh, a proposito, meglio non fare tardi alla prima lezione dell'anno. Non c'è nulla come l'odore di una pergamena nuova, non trovi? Ci vediamo! Arrivederci. Allora, io devo sempre andare alla sala comune. Credo che sia questa qua. Bisogna solo attendere il momento giusto. Cos'è questo? Devo parlare con questo, con l'orologio. Un attimo, sta a guardare. Ah, ma cos'è? Qualcuno ha tirato una cacca bomba. Cacca bomba ci piace. Non era proprio la reazione che mi aspettavo, ma pazienza. Perché? Cosa speravi accadesse? Speravo di alleggerire un po' l'atmosfera. I Corvo Nero sono sempre un po' nervosi il primo giorno di lezione. Io sono Everett, a proposito. Sembri decisamente calmo rispetto ad alcuni degli studenti qui, nonostante il viaggio turbolento. Sono felice di essere qui. Non vedo l'ora che inizino le lezioni. Ottimo! Mi fa piacere. Non c'è motivo di essere nervosi. Molti dei professori qui sono severi, ma giusti. Voglio dire, i miei scherzi vanno ben oltre le semplici caccabombe, eppure sono ancora qui. Un attimo, hai detto che molti professori sono severi, ma giusti? Ah, proprio così. Ma lascerò giudicare te. Io tendo sempre a oltrepassare un po' i limiti. Meglio che mi dilegui prima che scoprano che ho lanciato io la caccabomba. È stato un piacere. Anche per me. La cacca bomba, ragazzi. La professoressa Weasley è qua fuori che ti aspetta. È meglio che ti sbrighi. La cacca bomba mi piace, ragazzi. Devo dire che ha un suo perché. E quindi dove devo andare? Ah, devo scendere di qua. A volte vorrei che qualcuno mi trasfigurasse. Buongiorno! Tutto pronto per il tuo primo giorno a Hogwarts? È tanto che sognavo questo giorno. Mi sembra incredibile essere qui. Beh, credici! E goditela più che puoi. Non avrai un altro primo giorno a Hogwarts. Visto che inizierai direttamente dai corsi del quinto anno, dovrai rimetterti in pari con i tuoi compagni e non restare indietro. Specialmente perché alla fine di quest'anno dovrai superare i gufo. Gufo? Sì, il giudizio unico per fattucchieri ordinari. Dall'esito dell'esame dipenderà la tua futura carriera. Dopo aver discusso con il preside e l'ufficio per l'istruzione magica del ministero, abbiamo pensato a un sistema straordinario per garantire il tuo successo negli studi. Ecco qui! Una guida pratica alla magia. Ti aiuterà a tenere traccia di ciò che hai imparato, così potrai padroneggiare ogni materia del quinto anno. Farai bene a sfruttare al massimo questa risorsa incredibilmente preziosa. Grazie, professoressa, ma che significa che terrà traccia di ciò che imparo? Forse vederla in azione risponderà a tutti i tuoi interrogativi. Seguimi, ti mostrerò di cosa parlo. La seguo. La guida ti darà l'opportunità di esercitarti nella magia e ti farà conoscere la storia del mondo magico.
Mi sarebbe piaciuto avere qualcosa come la guida pratica quando ero una studentessa. Perché non lanci Revelio su questo busto e vedi quali informazioni ha la guida pratica? Revelio! Busto di Corvo Nero, pagine della guida. Un busto scolpito in onore della casa di Corvo Nero, che alloggia nell'alta torre di Corvo Nero. Hai sbloccato una sfida della guida pratica. I tuoi progressi verso il completamento delle sfide appaiono qui. Le sfide della guida pratica sono l'unico modo per ottenere punti esperienza o XP. Apriamo la guida pratica. Questo è il tuo livello magico, gli XP contenuti dalle sfide aumentano il tuo livello e il tuo potere. La guida pratica tiene traccia dei tuoi progressi nelle sfide. Seleziona il menu sfide per continuare. Raccogliendo la tua prima pagina della guida, hai sbloccato la nuova categoria sfide. Tutte le nuove sfide che sbloccherai nel corso della tua avventura appariranno qui. Seleziona le pagine della guida pratica per continuare. Ogni sfida è suddivisa in livelli. Ogni volta che ne superi uno, sblocchi delle ricompense speciali dagli aspetti a potenziamenti vitali. Le ricompense vanno ritirate nel menu sfide. Torna spesso a riscuotere i premi che hai sbloccato. Vabbè. Poi avremo modo di... Ingegnoso, vero? Tieni gli occhi aperti e troverai tante opportunità come questa dentro e fuori il castello. Scusi, lei dove va? Mi sorpassa. Oi. Minchia, ma sta scala non finisci più. Orca miseria. Non perdiamo ragazzi. Tempo. Devi andare a lezione. Cos'è? Non lo so, vedremo. Per adesso ancora. Ah, tempismo perfetto. Ti mostrerò come usare le fiamme della metropolvere per spostarti più rapidamente. La tua guida pratica contiene una mappa del castello. Aprila e cerca la sala centrale. Apri la mappa. Hogwarts è divisa in due aree principali. Il lato sinistro della mappa comprende gli alloggi degli studenti e dei professori, le sale comuni delle case e la sala grande. Il lato destro, beh, seleziona l'area della scalinata principale. In questa visuale puoi vedere le fiamme della metropolvere disponibili nella regione. Le fiamme della metropolvere verdi rappresentano quelle che hai già scoperto, incluse le fiamme nella sala comune della tua casa. Le fiamme della metropolvere grigie rivelano invece la posizione di quelle ancora da scoprire. Il lato destro invece della mappa invece comprende punti di interesse scolastico, tra cui la torre di astronomia, la biblioteca e le serre. Seleziona l'area della biblioteca per continuare. La professoressa Weasley ha sbloccato per te le fiamme della metropolvere della sala centrale. Usa destro per ruotare la mappa e viaggia rapidamente fino alle fiamme della metropolvere. Dovrebbero essere queste. Della sala centrale. Vabbè. Mi affaccio un attimo la mano, ma poi pian piano. Ed eccoci qua. Un bel risparmio di tempo. Queste scale conducono dirette alla sala centrale. Ma la metropolvere, altro che da la metro che c'è a Milano. È possibile raggiungere velocemente qualsiasi punto del castello.
Qui l'attività ferve sempre. È il cuore dell'alveare, la nostra stazione di King's Cross, per così dire. Per ora è tutto. Oggi il tuo orario prevede 2 lezioni. Dovrai seguire incantesimi e difesa contro le arti oscure. E vorrei che tu andassi a Hogsmeade il prima possibile per sostituire il materiale scolastico che hai perso per strada. Chiediamo un po' di... Cosa imparerò a lezione di incantesimi? Esattamente quello che ti aspetti. Magie, incantesimi, fatture. Utilissimi. Penso che il professor Ronan ti piacerà. È un mago simpatico e perspicace. È un bravissimo insegnante. Vediamo anche le altre. Potrebbe dirmi qualcosa di più su difesa contro le arti oscure? Il corso di difesa contro le arti oscure si concentra sui metodi per difendersi dai mali che sono in agguato oltre queste mura. La padronanza della difesa contro le arti oscure è indispensabile per gli aspiranti Auror. Fortunatamente, l'insegnamento di questa disciplina è affidato alla professoressa Eckhart, una docente di grande bravura. Ha per caso detto Hogsmeade, professoressa? È l'unico paese in tutta la Gran Bretagna abitato unicamente da maghi e streghe e ospita negozi e pub. Troverai tutti i materiali scolastici di cui hai bisogno a Hogsmeade. Immagino che a suo tempo ci andrai anche per gustarti una burro birra in compagnia. Chi è che non va a gustarsi la burro birra? Grazie, professoressa Weasley. È molto da assimilare il primo giorno. E hai tanto da imparare. Fortunatamente, i tuoi professori hanno accettato di assegnarti degli incarichi aggiuntivi. Recupererai in men che non si dica. A giudicare da come hai usato Revelio poco fa, direi che il professor Fig è riuscito almeno a insegnarti le basi. Sì, professoressa. È stato molto vago circa gli eventi che hanno preceduto il vostro arrivo, in particolare su ciò che è successo dopo l'attacco del drago. Sospetto che la storia vada ben oltre la ricerca di oggetti e una deviazione nel viaggio verso il castello. Abbiamo fatto una piccola deviazione venendo qui. Abbiamo esplorato delle rovine e non posso aggiungere altro. Delle rovine, eh? Beh, immagino che il professor Fig abbia i suoi motivi per questo riserbo sui dettagli. Parli del diavolo? Professor Fig, scommetto che le fischiavano le orecchie. Oh, sì? Sì, si direbbe che lei abbia fornito al nostro nuovo arrivo delle solide basi nel lancio degli incantesimi. Ah, temo di non potermene prendere tutto il merito, professoressa. La sua predisposizione alla magia è più unica che rara. Beh, sono felice che siate arrivati sani e salvi. Ci sono fior di barche e carrozze per arrivare a Hogwarts, e lei invece ha scelto di incrociare un drago. Non direi si sia trattata di una nostra scelta, professoressa. Purtroppo è stato il drago a scegliere noi. Beh, basta chiacchierare. Devo andare in classe anch'io. Professor Fig, posso contare su di lei per una spiegazione della mappa della guida pratica? Certamente. Grazie. Buona fortuna! E ricorda di usare la guida pratica. Il suo aiuto ti sarà prezioso. E lo sarà anche per me. La userò per tenermi aggiornata sui tuoi progressi. Sì, professoressa. Segui le 2 lezioni di oggi e vieni a cercarmi in aula quando avrai finito. Ti spiegherò meglio gli incarichi di cui ti parlavo. E vedremo di organizzarti un viaggetto a Hogsmeade per quei materiali. Va bene. Professore, che bello vederla. Piacere mio. Speravo proprio di incrociarti oggi prima che ti immergessi completamente negli studi. Parlavi di esplorare delle rovine con la professoressa Weasley? Mi ha preso alla sprovvista, ma non le ho detto altro sui nostri viaggi laggiù. Credo che sospetti che non siamo stati del tutto sinceri al riguardo. Sì, beh... La professoressa Weasley è una strega brillante e acuta. Hai fatto bene a tenere per te i dettagli per ora.
Non sappiamo dove condurrà l'impresa in cui ci siamo imbarcati. Potrebbe richiedere più flessibilità coi tempi di quanto lei voglia concederti. E potrebbe sentirsi costretta a riferire al preside dei dettagli che sarebbe meglio rimanessero fra noi. Capito, professore. Bene. Tu hai talento, è vero. Ma proprio per questo hai l'obbligo morale di addestrarti al meglio. Fortunatamente hai a disposizione un'ottima squadra di streghe e maghi pronta a guidarti. Parlando di guide, devo dirti una cosa onde evitare un altro rimprovero della professoressa Weasley. Vorrei mostrarti l'incantesimo che abbiamo incluso nella mappa della guida pratica. Aprila e dacci uno sguardo. Questo simbolo rappresenta le missioni principali. Completandole farai progredire la storia, sbloccherai nuove funzionalità e riceverai XP. Alcune missioni sono sbloccate per requisiti di incantesimi e o livello con lucchetto. In questo caso sarà necessario raggiungere il livello richiesto o possedere l'incantesimo necessario per avviare la missione. Puoi imparare nuovi incantesimi completando gli incarichi dei professori che hanno quell'icona lì, o come ricompensa delle missioni. Segui una missione con X, vabbè, schiacciando X per continuare. Questa è lezione di difesa contro le altre oscure. No, io vado prima a lezione di incantesimi. Voglio andare prima a lezione di incantesimi. La mappa incantata ti aiuterà a trovare la strada. Mi tornerà molto utile. Grazie mille. Bene, direi che ti aspetta una giornata intensa tra le lezioni e la visita a Hogsmeade per comprare i materiali, inclusa la bacchetta. Il signor Ollivander ti piacerà, è un artigiano eccezionale e mio buon amico. Quando avrò scoperto qualcosa sul nostro misterioso medaglione, te lo farò sapere. Per adesso concentrati sulle lezioni e fa attenzione in classe. Ciò che impari tra queste mura servirà ben più che superare i gufo. Bene. Lancia bussola incantata. La bussola incantata deve durare verso qualsiasi elemento tu stia seguendo. Ah, ok, quindi è una sorta di scia. Revelio! Non so, io ci ho provato. Vabbè, poi tanto ci faremo. Però ragazzi, che paesaggi, cioè. Non puoi neanche immaginare quanto fosse scomodo viaggiare Revelio. Prima che inventassi la polvere volante. Saranno quelle... Qua c'è qualcosa. Mi dispiace! Sono dei fantasmi che corrono lì, vabbè. Attenti! È grandissimo sto... Revelio! Alcuni di noi preferirebbero che non lo facesse. Ok, iniziamo la missione, dai. Dietro di te. È rimasto un posto libero.
Grazie. Ciao, sono Natti. Quindi sei tu il nuovo studente. Hai già conosciuto il professor Rowling? Possiamo iniziare? Benvenuti al quinto anno di incantesimi. Bene, sarà un anno fondamentale per la vostra formazione in questa arte magica. Ma io sono certo che saprete affrontarlo con la passione e il rigore necessari per una simile sfida. Bene, ragazzi, adesso aprite i vostri libri alla pagina 517. Ma prima di iniziare, qualcuno di voi sa qual è la differenza tra le formule dell'incantesimo cambia colore e quello di crescita? Nessuno? Proprio nessuno? Temo proprio che ora sia un po' troppo tardi per studiare. L'estate ha fatto molto male alla vostra preparazione. Si direbbe che durante le vacanze vi siate lanciati oblivion a vicenda. Almeno sapete fare un incantesimo di appello, sono le basi. Beh, vedo che sarà necessario un bel ripasso. Trovatevi un compagno e prendete posizione ai lati opposti dell'aula. Ora useremo quei libri come fossero gli oggetti contundenti che pensate che siano e a turno eseguite un'evocazione per toglierli di mano all'altro. Basterà un libro per ogni coppia di studenti, signorina Day. Grazie, torna a posto ora. Allora, questo lo dobbiamo apprendere, quindi va bene. Accio. Niente male. Impari davvero in fretta. In te vedo del potenziale, ma ricorda, non serve senza allenamento. Insisti e potrai sfidare la signorina Onai. Ben fatto, per oggi abbiamo finito. Beh, visto che avete tutti acquisito le basi e che è una giornata davvero splendida, stavo pensando che potremmo concederci una piccola escursione per goderci una bella boccata d'aria fresca. Seguitemi. Che tipo. È forte, simpatico, vero, dai. Ritengo che divertimento e maestria siano aspetti complementari. Qualsiasi giocatore di Quidditch sarebbe concorde. Beh, niente di meglio di un po' di sport per esercitarsi con l'incantesimo di appello, vero? Che ne dite se iniziasse il nostro nuovo arrivo? Devo tirare le palle verso di me? È molto semplice. Lancia accio su una delle sfere, poi arresta l'incantesimo quando la sfera è dove vuoi tu. Bene. Incantesimo di appello, accio, attira un bersaglio più vicino a chi lo esegue. Ma invece di tirarle lontano, dai, tieni premuto R2, premi il tasto assegnato ad accio per avvicinare il bersaglio più vicino possibile. Ben fatto. Capita anche ai migliori. Un controllo eccellente. Ecco così. Ce l'abbiamo fatta, sì, una è caduta. Molto bene, punti per Corvo Nero. Ma non c'è divertimento senza un po' di sana e amichevole competizione. Signorina Onai, ti va di fare gli onori di casa? Vieni, vieni. Tu sarai il blu come prima, mentre la signorina Onai sarà il rosso. Va bene? Sì, signore. Ecco qui.
attacco qui. Ecco qui. Ah, ecco qui, ho capito, attacco qua. Faccio. Ben fatto. Guarda questo. Onofrio è Onofrio, ragazzi. Non scherziamo con Onofrio, eh. No. Per poco. Un controllo eccellente. Abbiamo pareggiato. Che ne dici se rendiamo tutto più interessante? Cioè? Pure. Mi pare che siamo già oltre l'interessante. Porca miseria. Basta chiacchiere, è ora di concentrarsi. Questo è il round decisivo. Ecco qui! Così si fa. Faccio. Splendido. Concentro. Ecco qui. No. Mantieni la concentrazione. Ho sbagliato. Molto bene, voi due, molto bene. È Onofrio, guarda che... è nato mago, quindi... La lezione è terminata. Ricordate di prendere le vostre cose. Ben fatto. Hai preso bene la sconfitta. Non volevo andarci troppo piano con te. Ci ho messo settimane per imparare bene Accio. Quando mi sono trasferita, non ne imbroccavo una. Dopo un po' diventa più facile, te l'assicuro. Così mi consoli. Sono molte le cose a cui devo abituarmi. Altro che! Ricordo bene come mi sentivo quando sono arrivata. Mi sono trasferita qui da Ouagadou poco prima di iniziare il quarto anno. A mia madre è stata offerta la cattedra di divinazione. Così abbiamo lasciato l'Uganda per venire dall'altra parte del mondo in una nuova scuola, un nuovo paese. Ouagadou è molto più grande di Hogwarts. Ouagadou è la scuola di magia più grande del mondo. Quindi sì, è decisamente più grande di Hogwarts. Ma non mi è mai sembrata ostile o minacciosa. Mi ci sono sempre sentita a casa. Ouagadou è un castello come Hogwarts? Il suo indirizzo è Montagne della Luna. Non è un castello, ma uno splendido edificio scolpito nel fianco della montagna. Ricordo la prima volta che l'ho vista. C'era una nebbia così fitta che non distinguevo nulla. E poi, di fronte a me, si è materializzata questa scuola enorme che sembrava fluttuare a mezz'aria. Forse è una domanda strana, ma a Ouagadou la magia è come qui? Grosso modo sì, ma ho dovuto imparare a usare una bacchetta quando sono arrivata qui. A Ouagadou non le usa nessuno. Vabbè,
Puoi lanciare magie senza bacchetta. Oh, sì. Trovo che la magia lanciata senza bacchette sia molto più istintiva. E poi è comoda, visto che puoi usarla sempre. Devo ammettere, però, che usare una bacchetta comincia a piacermi. Sembra molto teatrale. Vabbè. Che bello conoscere un'altra scuola di magia. Grazie per avermelo chiesto. Ouagadou mi manca, ma sono felice di essere a Hogwarts. Ah, credo che il professor Ronan voglia parlarti. Meglio non farlo aspettare. Ci si vede in giro. Ovviamente puoi usare accio anche sugli umani. Se voleva parlarmi, professore? Sì. Immagino che la prima lezione di incantesimi ti sia piaciuta. Beh, non mi aspettavo che la lezione sarebbe stata una gara all'aperto, signore. Che gusto c'è nel fare ciò che è previsto? La signorina Unai è una strega capace. E poi sovente si impara di più dalle battaglie perse che da quelle vinte. Certamente, è stata una partita molto impegnativa. La signorina Unai è un'avversaria tenace, anche se mi sembra un po' distratta ultimamente. La professoressa Weasley ha chiesto ai professori di fornirti alcuni insegnamenti al di fuori del curriculum ordinario. Presto ti contatterò per assegnarti un compito speciale. Lo sto ancora preparando. Vabbè. Siamo a livello 2. Allora, volevo vedere un attimo le ricompense. Equipaggiamento. Allora, i guanti non mi piace. Non è dotato di proprietà magiche, quindi. Questo non ci interessa. Occhiali, no. Neanche cappello, per la carità. La coppola, no, la coppola no. No, non vediamo un po' se abbiamo qualcosa che ci aiuta a livello magico. No, questo forse sì. Abito scolastico tradizionale. Ma ce l'ho già. Ah, ok, così l'ho equipaggiato, così l'avevo tolto. Mi dava il... Ce l'ho già. Vabbè, quindi è tutto quello che ho praticamente, dai. Inventario, talenti, sfide. Qua forse abbiamo qualcosa, No, completa due missioni della storia principale, le ho completate, quindi riscattiamo la ricompensa. Completa le missioni della storia principale? No, questa dobbiamo ancora sbloccarla. Le missioni secondarie sono state sbloccate. Le missioni secondarie disponibili col rombo si trovano nelle aree di Hogwarts contrassegnate con la bandiera nera e scoperte esplorando il mondo. Queste missioni conferiscono XP, ma non ti fanno progredire nella storia principale, beh, chiaro. Ma a sto punto qua andiamo a fare anche l'altra... Sì. Difesa contro le arti oscure, beh... Qua abbiamo qualcosa. Frequenta il tuo primo giorno di scuola, lezione della difesa dell'arte scuola è fatto. No, questa la devo fare, scusate. Vediamo se c'è ancora qualcosa, ragazzi. Vabbè. Adesso sto curiosando un po'. Un paio di guanti con motivi misteriosi. Sono dei collezionabili, probabilmente.
Qua c'è ancora qualche altra cosa. Abbiamo gli occhiali, li ha sbloccato, bene. Ok, gli abbiamo selezionato la missione, direi che possiamo andare. Allora, per... ok. No. No, non è... Ehi, come sta andando il primo giorno? Non c'è male. Ciao, Samantha. Felice di rivederti. Mi chiedevo come fosse andato il tuo primo giorno. Te la cavi bene con incantesimi? Ho avuto la fortuna dei principianti. Mio fratello William ti direbbe di non essere così umile e di fidarti delle tue capacità, ma lui tende a fidarsi troppo delle sue. Bene, sarà meglio che finisca i compiti. Io non posso contare sulla fortuna dei principianti col professor Ronan. Non mi ricordo come... Revelio! Devo andare di qua. Non mi ricordo com'era quello per visualizzare la scia, sinceramente, ragazzi, vabbè. Però puoi vederla nel manuale. Attenti. Qua siamo ancora all'inizio, quindi ovviamente è ancora tutto bloccato. Questo cos'è? Revelio. Anche dei dinosauri. Perché ci guardate così questi occhi? Stupidiccio! Stupidiccio! È il tuo meglio? Bombarda! Leggioso! Professore Sagat! Siete pregati di non farvi a pezzi in orario scolastico. Gli studenti sono sostituibili, ma questo teschio di nero delle Ebridi è un pezzo unico. È un ricordo dell'assalto contro i bracconieri del 1878. Lo conoscerete. Ora, vi chiederete come ha potuto un'anziana come me sconfiggere da sola la più grande banda di bracconieri del Galles orientale e sopravvivere per vantarsene. Con la conoscenza. Per le persone sagge, l'età conta ben poco. Oggi ci eserciteremo con un incantesimo che mi ha salvata dai maghi oscuri più volte di quanto mi piace ricordare. Levioso. Levioso? Un incantesimo di levitazione? Levioso! Un avversario sorpreso e un avversario debole. Vuoi provare a difenderti, Pruett? Una cosa che ho imparato bene da indicibile è il valore della semplicità, soprattutto nel cuore della battaglia. Ora, mettiamo alla prova ciò che abbiamo imparato, partendo da zero. Allora, vabbè, solito sistema. Levioso! Ora, proviamo con qualcosa di più grosso. La più. Iniziamo dall'incantesimo base. Ma quale tasto è, però? Visto? Il manichino ha deviato la magia. Ora lancia prima Levioso, poi l'incantesimo base. Un avversario sorpreso. Bene, ora l'incantesimo. Ben fatto! Molto.
Molto bene. Ma il modo migliore per fare pratica è il duello. Iniziamo con voi due. Duellanti ai vostri posti. Ecco il tuo benvenuto a Hogwarts. Ora, esigo un duello reale. Userete solo Levioso, incantesimo base e Proteggo. Potete iniziare. Sarà un gioco da ragazzi. Levioso, non può essere il tuo primo duello, questo. Ah, i duelli movimentati. Levioso, se solo tutti gli studenti fossero così abili. Usate l'incantesimo base quando la bersaglia abbassa la guardia. Proteggo. Questo per superare. Cerca di anticipare la prossima mossa. Non male come prima volta. Devo dire che ti difendi bene. Ti ho messo alla prova e ti sei dimostrato all'altezza. Punti per Corvo Nero. Grazie, professoressa Hecate. Sono felice di aver avuto la possibilità di esercitarmi. Da ciò che ho visto oggi, credo proprio che possiamo aspettarci grandi cose da te. Pretendo l'eccellenza dai miei studenti, perché non solo siete in grado di raggiungerla, ma dovete farlo. Un duello in classe è un conto, ma combattere maghi oscuri o, come sempre più probabile, goblin è tutt'altro paio di maniche. Capito, professoressa. Quindi ti consiglio di continuare a esercitarti con assiduità. Magari il signor Sallow saprà darti qualche dritta. Di nuovo, ottimo lavoro oggi. Avrò presto nuovi incarichi. Grazie. Per te. Va bene, basta dare spettacolo per oggi. La lezione finisce. Se conosci gli incantesimi giusti, saranno i maghi oscuri a temerti, e non viceversa. Ben fatto. È stato divertente. Quel duello è stato incredibile. Presto sarà sulla bocca di tutti. Sì, è stato un buon allenamento. Allenamento? Mi è sembrato di affrontare un esperto. A proposito, sono Sebastian Sallow. Non pensavo che potessi essere così abile con la bacchetta. A meno che... forse questo non era il tuo primo duello. Lo era. Non so, forse ho un talento naturale. Puoi schermirti quanto vuoi, ma non mi inganni. La magia richiede intento e talento. Sai che ti dico? Potresti essere perfetto per un certo club di duello clandestino ed esclusivo. Addirittura. Esclusivo e clandestino, hai detto? Ci sto. Ottimo, lo sapevo di averci visto giusto con te. Se vorrai sfruttare appieno il tuo tempo qui a Hogwarts, di tanto in tanto dovrai infrangere qualche regola. Che sia unirti a un club di duello segreto o intrufolarti nel reparto proibito della biblioteca. Devi solo essere abbastanza in gamba da non farti scoprire. Ti ringrazio, Sebastian. Lo terrò a mente. Bene, è stato un piacere parlare con te. Sono sicuro che ci rivedremo presto. Forse in qualcosa di clandestino. Così scopriremo se hai vinto per abilità o fortuna. Se ti interessa, cerca Lucan Brattleby vicino all'ingresso della Torre dell'Orologio. Alla prossima. Ok. Qua c'è una specie di forziere, guarda. Non vorrei mai trovarmi a duellare con la professoressa Hecate. Mi dà un forziere qua, almeno qualcosa che gli somiglia. Revelio. Vabbè ragazzi, io mi fermerei qua per questo secondo episodio. Mi raccomando, iscrivetevi al sito, al canale, e lasciate un bel mi piace al video, lasciate anche un commento se vi fa piacere, sicuramente sarò ben felice di rispondervi. Per voi è un gesto gratuito, ma per me è molto importante, mi date una grossa mano, mi aiutate a crescere soprattutto nel canale e anche in questa serie. Detto ciò, grazie per aver visto questa puntata e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!